C'è qualcuno. Sta tranquilla. Non c'è nessuno. Non ho chiuso bene la finestra. Deve averla aperta il vento. E se fosse stato Michael? Michael non è più a Falkenthal. Avrei giurato che lì c'era qualcuno. Ci hai ripensato, Nora? Rimani a Falkenthal. No. Ma vorrei occuparmi ancora di una cosa prima di partire. Si tratta di noi. Ci siamo già detti tutto. Tu hai deciso di credere a Jessica e io non posso farci niente. Volevo solo dirti che non ha più importanza se tu sei responsabile o meno della sua caduta. Perché io ti amo, Nora. Per me è importante che tu mi creda. Comunque non sono qui per parlare di noi, ma di tua madre. Vorrei che la perdonassi. Frederick, perché ti ho dato le chiavi se poi non le usi? Oddio. Perché hai cambiato la serratura. Che cosa ci fai qui? Ora chiamo la polizia. Non è necessario. Michael, vattene, vattene immediatamente. Sono venuto a prenderti. Non sei contenta? Io non capisco. Perché sei venuto a prendermi? Per andare dove, scusa? Questa è una sorpresa. Però ti prometto una cosa. Ti piacerà tanto. Che vuoi fare? Michael, ascolta. In questo momento non posso. Che ne dici di accordarci per un'altra volta? No, no. Non è possibile. Abbiamo già aspettato troppo. È stato questo il nostro errore. Ma adesso... adesso inizia una nuova vita. Stammi bene a sentire, Michael. Non verrò da nessuna parte con te, hai capito? Sì, ci avrei giurato. Ci avrei giurato che avresti detto così. Per questo è meglio che tu dorma un pochino. E quando ti sveglierai, vedrai che sarà tutto a posto. Sì, va tutto bene, grazie. L'ho chiamata perché volevo solo anticiparle che può inserirmi nei prossimi turni. Sì, la richiamo io. Bene, ci sentiamo. A presto. Sofì, sei in casa? Sofì? Non ce la faccio a perdonarla. Sì che ce la fai. E come? Mi ha fatto credere per anni di avere una famiglia. E poi scopro che era solo una bugia. Tu e Richard sarete sempre come padre e figlio, sia che siate parenti, sia che non lo siate. Questo però non cambia il fatto che lei ci abbia mentito. E non solo a noi, anche a te. Sì, lo so. Non ci saremmo mai lasciati se non avessimo saputo di essere fratelli. Non mi sarei mai messo con Jessica e lei non sarebbe rimasta incinta. Tua madre non può farci niente. Non puoi ritenerla responsabile di tutto e tantomeno non avere più fiducia in me. Ma non è di noi che voglio parlare, bensì di Judith. Qualsiasi cosa abbia fatto, è sempre tua madre. Non avrebbe mai voluto farti soffrire. Però lo aveva messo in conto. La sua felicità era più importante dei miei sentimenti. E le servivano i soldi di Richard. Allora eri distrutto anche tu. Tu ti sentivi in colpa perché la vostra azienda era sull'orlo del fallimento. Se avessi potuto scegliere, avrei preferito perdere l'azienda che avere delusioni. Lei ha preso questa decisione per te. La dovresti perdonare. Non è tanto facile. Alex, ascolta. Tua madre vive con me alla casa galleggiante e il tuo allontanamento la fa soffrire. Se adesso non vai lì e non ti prendi cura di lei, dimostrerai di essere tu l'egoista senza cuore.
Sophie? Ciao, Costanze. Ciao, che fine hai fatto? Sono da Sophie. Salutala da parte mia. Credo che non ci sia. Cosa? Sei a casa sua, ma lei non c'è? È così, la porta era aperta. E se fossero entrati i ladri? Dovevano essere dei ladri molto gentili. Non hanno rubato niente, ma hanno lasciato dei fiori. Forse si è trattato di un ladro molto romantico. Credo di sapere chi è il nostro romantico ladro. Chi? Frederick. Come fai ad esserne sicuro? Sento dei rumori inconfondibili venire dalla camera da letto. Allora sarebbe meglio che lasciassi l'appartamento. Sì, infatti, sto già uscendo. Adesso vengo a casa. Sì, a tra poco. Ciao. Buongiorno, ho questo per la signora Novak. Posso ritirarlo io? Le devo qualcosa? Deve solo firmare, hanno già pagato. Ok. Grazie, grazie e buona giornata. Sì, anche a lei. Avere paura. Andrà tutto bene. Una cassa di birra? Per caso siete fuori di testa? Non era altro che una scommessa innocente. Una scommessa innocente? Costanza è semplicemente irriconoscibile. Io e Tom avevamo opinioni diverse sul reale cambiamento di Costanza e così abbiamo... Per una cassa di birra, Conrad, voi due non siete affatto normali. Allora pensi che adesso Costanza abbia peggiorato le cose? Costanza ha paura di perdere Tom perché lo ama. Per questo gli ha fatto una proposta di matrimonio. E visto che lui non ha avuto alcuna reazione, ha pensato di dover cambiare. Altrimenti lui non l'avrebbe sì. voluta. Solo che se lei non gli ha detto niente, lui come poteva capirlo? Ora vorrebbe soltanto che tornasse ad essere quella di prima. Ed è per questo motivo che la comanda a bacchetta? Sì, pensava che se l'avesse provocata abbastanza, lei si sarebbe talmente arrabbiata da decidere di lasciar perdere tutto. Perché non parla con lei, invece? Elsa, lui ci ha provato, ma lei l'ha frainteso, come lui ha frainteso la sua proposta. E se Costanza riuscirà a diventare una casalinga perfetta, tu allora vincerai una cassa di birra? Elsa... Quando abbiamo fatto la scommessa, pensavo che Costanza volesse davvero cambiare. Non immaginavo che in realtà avesse solo paura di perdere Tom. E non hai pensato neanche per un istante a come si sentirà Costanza quando scoprirà la vostra innocente scommessa? Tu non le dirai niente. Io sono sua amica. Elsa, se Costanza viene a sapere della scommessa, non brucerà solo lo straccio per spolverare, ma l'intera relazione. Allora Tom è stato sfortunato, non siamo più all'asilo. E non pensi affatto a Costanze? Credi che si sentirà meglio separandosi? Proprio adesso che ha finalmente capito di amare Tom? Ehi, non avevi già pulito ieri? Sì, ma il pavimento ha la pessima abitudine di sporcarsi anche da solo. A me sembra lucido come uno specchio. Il punto è che non deve sembrare pulito, deve essere pulito. Costanze, dobbiamo parlare. Adesso? Adesso, sì. Io esigo che questa storia finisca immediatamente. Mi vuoi lasciare? Cosa? No, io non voglio lasciarti, non ho mai voluto lasciarti, ma che cosa ti è saltato in mente? Perché... Prima dell'incidente, quando abbiamo litigato, tu hai detto che non potevi andare avanti così. Perché tu continuavi a parlare di avventura e a me non bastava, lo capisci? Ma a te non bastava mai niente. Che cosa vuoi dire? Tu non mi volevi sposare, Tom. No, andiamo. Ma ti capisco, ero disordinata, confusionaria, pasticciona, irascibile, inaffidabile. No, Costanze, io ti amo proprio per questo. Da 6 anni non l'avevi capito. Ne abbiamo parlato in ospedale. La questione matrimonio mi ha colto un po' di sorpresa. E perché? Desideravo soltanto che mi dicessi che mi ami. Ma io ti amo. Non me l'hai mai detto. A me non interessa che tu cambi perché ti amo così come sei. Dal primo giorno. Davvero? Speravo solo che tu... Che la pensassi come me e che fossi d'accordo. Ma è così. Te lo assicuro.
Io ti amo, Tom Novak. Ciao. Comincia a fare freddo fuori. Allora, come ti senti oggi? Sto bene. Mi vergogno un po'. Non ti devi vergognare. Non volevo più essere di peso a nessuno, invece adesso vivo a casa tua. Non dire così, Judith. Per me tu non sei affatto un peso. Sono felice che non ti sia successo niente. Anch'io. Ma me ne sono resa conto un po' tardi. Ho capito adesso che non posso scappare dai miei problemi. Nora, sono sicura che presto Alexander capirà di aver commesso un errore e allora voi due potrete ricominciare da capo. Poco fa non ho avuto questa impressione. Perché? Hai parlato con lui? Sì, sono stata da lui, ma non abbiamo parlato di noi, bensì di te. Non gli hai detto niente, vero? No, te l'avevo promesso. Capisco che adesso non riesca a perdonarmi. Ho distrutto davvero troppe cose. Ma non credi che se Alexander sapesse che hai tentato di suicidarti... No, non deve saperlo. Non voglio essere compatita. Hai tentato di suicidarti? So bene perché lo hai fatto. Lo so. Non potevi tenere i gigli. Non potevi farlo. Non finché c'era Frederick, dico bene. Dovevi far finta che non ti piacessero. Ma io so che ti piacciono tanto. Peccato che non te li sei goduti neanche un po'. Ma quando ti sveglierai, Sophie, sai dove sarai? Sarai nella nostra nuova casa. Lì non ci disturberà nessuno. Nessuno. Nessuno ci troverà. Nessuno. Vieni qui. Nemmeno Frederick. Hai davvero superato ogni limite. Sostieni di aver tentato il suicidio per impietosire Nora e farle prendere le tue difese. Alexander! È disgustoso far leva sulla compassione degli altri. D'altronde hai fatto la stessa cosa anche con Richard, no? Alexander, ascoltami, sì, per favore. Sei andata a piangere da lui perché la nostra azienda rischiava di fallire e hai fatto in modo che si sentisse in colpa per non essersi mai occupato di noi. Eppure sei stata tu a non volerlo. Richard ti ha dato i soldi solo perché credeva che io fossi suo figlio. Tu ci hai sfruttato entrambi. Non sai quello che stai dicendo. Certo che lo so. Conosco mia madre meglio di te, Nora. Non devi credere a tutto quello che dice. Ma io non sto credendo a quello che dice lei. Sono stata io a tirarla fuori dall'acqua. Tua madre non respirava più, l'ho rianimata io. Pensavo che mi morisse tra le braccia. Non ti riconosco più, Alexander. Sei così amareggiato che hai un sasso al posto del cuore. Un conto è che tu non voglia credere a me, ma Judith è tua madre. Vedo raggiante, signora Lyman. Sì, è passato a trovarmi Frederick e sta andando da Sophie
a farle la proposta di matrimonio. Sono felice per loro due. Sta pensando a Michael? Sì, questo sarà un brutto colpo per lui. In fin dei conti, è stato fidanzato con Sophie fino a poco tempo fa. Non è ancora riuscito a superare il fatto che lei lo abbia lasciato davanti all'altare. Sono sicura che Sophie non ha preso questa decisione senza riflettere. Non mi fraintenda. Volevo dire che Sophie ha scelto l'uomo giusto. Solo che mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo. Abbiamo discusso parecchio per questo motivo e lei ha sempre avuto ragione. Mi deve credere. Non avrei voluto che andasse così. Michael si è comportato in modo riprovevole. Ha minacciato Sophie per ben due volte. Mi ha anche colpito. È ricercato dalla polizia. Non so cosa sia successo a quel ragazzo. Mi auguro che suo nipote riesca a tornare presto sulla retta via e che un giorno trovi anche lui la felicità. Io invece vorrei che si costituisse alla polizia. Chissà, può darsi che il matrimonio di Frederick e Sophie sia una buona cosa e gli permetta finalmente di mettere fine a questa storia. Sì, ne sarei contento anch'io. Salve. Dunque è vero. Volevi davvero morire? Sono riuscita a rovinare tutto. Ho ferito le persone alle quali non volevo fare del male. Alexander, quando ero incinta, mi sentivo in colpa perché non avevi un padre. Mi ripromisi di fare tutto il possibile per renderti felice. La tua felicità con Nora, la tua relazione con Jessica, il bambino. Alexander, credevo davvero che amassi Jessica. Altrimenti avrei detto la verità molto prima, mi devi credere. Cosa posso dire? Volevo assolutamente che fra me e Jessica funzionasse. Il pensiero di non amarla abbastanza non l'ho mai accettato. Ti capisco molto bene. Non mi aspetto che mi perdoni, non riesco a farlo neanch'io. Ma devi sapere che non ho mai voluto farti del male. Mi dispiace di non aver mantenuto la promessa con Judith, ma ho fatto la cosa giusta. Ho visto lo sguardo di Alexander. Il fatto che sua madre volesse uccidersi non l'ha lasciato indifferente. Forse lo shock potrebbe aiutarlo a capire. Vuole bene a sua madre. Ora deve solo perdonarla. Mi scusi, prego, signora. Grazie. Per me Alexander è esattamente il contrario. Lui era disposto a perdonarmi anche se non sono colpevole della perdita del figlio di Jessica. Però non mi crede. Se non lo farà, non potrò stare con lui. Perché senza fiducia non può esserci amore. Non sai quanto è importante per me che tu mi abbia ascoltata. Avrei dovuto parlare con te molto prima.
Ora voglio parlare con Richard. No. Sono davvero così felice che vi siate rappacificati. Richard non sarà il mio vero padre, ma è il miglior padre che io abbia avuto. Sono molto felice di averlo conosciuto. E devo ringraziare te. Ora dovrai solo riavvicinarti a Nora. Non sarà tanto facile. Ma ora che sapete di non essere fratelli, non c'è più nessun ostacolo tra voi. Tranne il fatto che lei sostiene di non aver niente a che fare con l'aborto di Jessica. Ancora non le vuoi credere? E cosa dovrei credere, mamma? Jessica insiste con la storia di essere stata spinta da Nora. E secondo te questa bugia le viene in mente proprio quando perde il bambino? Nora mi ha detto che Jessica aveva già perso il bambino. Ha visto il referto del suo medico. So che cosa sostiene Nora. Io ho tentato di crederle, ma non ci riesco. Forse ti sembrerà strano che te lo dica io, ma ti assicuro che non ci si può fidare di Jessica. Aveva minacciato di rendermi la vita un inferno se vi avessi detto che non eravate fratelli. Non so più a chi o a che cosa devo credere. Mi rendo conto. Alexander, devi ascoltare solo il tuo cuore. È quello che sto cercando di fare. Non è giusto che sia Nora a pagare per tutti gli errori che ho fatto io. Davvero non se lo merita. Mi sembra di impazzire. Che cosa ci fai ancora qui? Sto bevendo un bicchiere d'acqua. Pensavo avessi già fatto i bagagli e fossi sparita da Falkenthal. Invece ho cambiato idea. Come mai? Scusami, ma non credo di doverti una spiegazione. Pensi ancora di poter avere Alexander? Scordatelo, non vorrà più vederti, è colpa tua se ho perso il bambino. Noi due sappiamo fin troppo bene che tu hai perso il bambino molto prima. Io non c'entro niente. Ma questo non puoi dimostrarlo. C'è la cartella clinica. Sarà difficile ottenerla. Tu non hai idea di quanto siano distratti alcuni medici. Succede spesso che perdano i loro referti. Puoi risparmiarti le tue accuse, altrimenti ti denuncerò per diffamazione. Prego, fa pure quello che ti pare. Non vedo l'ora di sentire il tuo medico confessare di essere stato corrotto per fare una diagnosi sbagliata. Nora, io e Alexander saremmo stati felici se tu non ti fossi immischiata. Tu volevi attribuirgli la paternità del figlio di Michael e mi hai dichiarata responsabile dell'aborto. Credi davvero di poter costruire una relazione sulle bugie? È quello che ti ha detto il prete in prigione? No, ci sono arrivata da sola, Jessica. Pensa un po'. Non è possibile costringere qualcuno ad amare, non funziona mai. Smettila di fare la sputa sentenze, con me non attacca. Se ho perso veramente Alexander, farò tutto quello che mi è possibile perché neanche tu lo possa avere. Salve. Ehi, che è successo? Costanza ti ha preparato di nuovo la selvaggina? No, e non lo farà mai più, almeno spero. Ah, allora vi siete chiariti. Finalmente sono riuscito a dirle che l'amo così com'è, con tutti i difetti. Significa che hai ritrovato la tua vecchia Costanza? Sì, e non riesco a dirti quanto sono felice. Niente più tramezzini davanti alla TV né pantofole riscaldate. Di sicuro butterà via anche il mio salame e non più tardi di domani litigheremo di nuovo come prima. Che fortunato. Non vedo l'ora. A dire la verità, sono contento di aver chiuso con quella scommessa. Elsa mi stava dando il tormento. Perché gliel'hai detto? Me l'ha tirato fuori, tu lo sai com'è fatta. In effetti, scommettere se Costanza fosse cambiata o meno è stata un'idea molto stupida. A chi lo dici? Mi sento così in colpa per aver fatto strapazzare quella povera ragazza. Già. Senti, Tom. Sì, certo, non occorre che tu lo dica. Lei non lo deve sapere, visto che è tutto chiarito. Che cosa c'è?
Cosa? Oh! Ciao, Costanze. L'ago deve essere sempre puntato sulla N. E la N per cosa sta? Per Nora. Signorina Fox, chi devo annunciare la sua visita? Non mi deve annunciare a nessuno, vado dal mio fidanzato. Credevo che Alexander avesse rotto il fidanzamento. Lei è pagata per cucinare, non per commentare. Come si permette, signorina Fox? Signor Adam, lasci perdere. La signorina Fox si accorgerà che così non otterrà un bel niente. Lei pensa che le sia tutto permesso, vero? Ma aspetti che ritorni qui dentro come signora Wagner. Allora licenzierò lei e anche lei. All'istante. Che persona impertinente. Credevo mi dicesse di nuovo che ho fatto male ad intromettermi. Tutto il contrario. Questa volta la sua intromissione è stata una ventata di aria fresca. Sì? Jessica. Alexander, scusa se arrivo all'improvviso, ma non ne potevo più di stare in albergo. Non devi lavorare. Certo. Sì, dovrei, ma non ci riesco proprio. Sono successe troppe cose. Il lavoro, la compartecipazione in azienda. Non riesco ad accettare il fatto di aver perso nostro figlio. Vorrei tanto poterti aiutare. Poi ho incontrato Nora da Lanzino. Si è divertita a ferirmi. Mi ha detto tante di quelle cattiverie. Che era felice perché Richard mi aveva cacciata dalla villa. E mi ha detto di non disperarmi per la perdita del bambino, perché non era così tanto grave. Non riesco ad immaginarlo, Jessica. Ma è la verità. Non mi credi, vero? Magari hai frainteso le parole di Nora. Non direbbe mai una cosa del genere. Anche lei ha perso un bambino e sa bene come ti senti. Vorresti dire che ti sto mentendo? Non ci posso credere. Non ci posso credere! Avete scommesso per quanto tempo avrei resistito a fare la casalinga! Eri diventata un'altra persona da un giorno all'altro! Ho fatto di tutto per cambiare perché lo credevo importante per te! Ho lavato, stirato, pulito, cucinato! Costanze, ne abbiamo già parlato. Sì, ma non mi avevi detto della scommessa. Ho cercato di cambiare perché lo credevo importante per te. Certo che era importante, era molto importante. So anche che non sarà stato facile per questo per te. Te ne sei stato a guardare mentre mi rendevo ridicolo. Io volevo solo... ho solo cercato di accorciare un po' i tempi. Mi hai costretta a trottare per tutto l'appartamento. Sicuramente ti sei anche divertito. No, non mi sono divertito affatto, al contrario. Capisco, tu non lo volevi nemmeno. Ti importava solo di quella stupida scommessa. Mi dici qual era il valore di questo grandioso divertimento? Forza, quale? Una cassa di birra. Cosa? Una cassa di birra. Cosa? Una cassa di birra? Sì, ma di quella buona. Bene, adesso so quanto valgo per te. Costanze! Costanze! Mi sbaglio, è tornata ad essere la Costanze di una volta? Sì. Purtroppo nel momento sbagliato.
All'inizio non riuscivo a spiegarmi perché Nora fosse così fredda con me. Cercavo di andare d'accordo con lei. Volevo addirittura esserle amica. Ma lei mi ha sempre aggredita. Credimi, sta solo fingendo. Vuole separarci, non lo capisci? Credi davvero che ti mentirei? Ti amo proprio come il primo giorno ad Amburgo. Devi decidere a chi vuoi credere, a lei o a me. Lo avrei anche sopportato. Ma quando ha cominciato a diventare violenta, ho avuto davvero paura. Ma tu mi hai sempre protetta. Alexander. Sono tanto felice per voi. Non immaginavo che un giorno Alexander mi avrebbe perdonata. Tu sei sua madre, ti vuole bene. Vuole bene anche a te. Sì, ma non si fida di me. Non credo, Nora. Alexander è molto scosso perché non sono stata sincera con lui. È ferito e ha paura di dare fiducia. Quando due persone si amano, le cose si complicano facilmente. Il perché non lo so. In effetti dovrebbe essere molto semplice. Si dice addirittura che quando due persone si amano si capiscono senza parlare. Ma chissà perché non funziona sempre così. Nora, io sono sicura che... Io ti amo. E ti amerò sempre, qualsiasi cosa sia successa. Sono sicura che nel profondo del cuore Alexander sa perfettamente che tu gli hai detto sempre la verità. Nora, stai bene? Sì. Sto bene. Sto davvero molto bene. Temevo di averti annoiata con tutti i miei discorsi. No, al contrario, hai detto proprio la cosa giusta. Grazie. Ma che cosa ho detto? Costanze, aspetta un momento. Tu hai scommesso una cassa di birra con Conrad su quanto avrei resistito a fare la casalinga. No, Costanze, volevo solo chiederti scusa. Grazie, posso anche farne a meno. La scommessa, non volevo ferirti, è solo che non ci ho riflettuto abbastanza. Sì, perché non aveva alcun significato per te, era solo uno scherzo innocente. Sì, no. Vuoi che ti dica una cosa? Per me si trattava di noi due e del nostro futuro. Perché, maledizione, volevo fare le cose giuste. Ti ho detto che mi dispiace. Costanze! Non mi interessa. Sapevo fin dall'inizio che una relazione seria non era cosa per me. Ma questo non cambia niente fra noi due. Invece sì, Tom, questo cambia tutto. Non puoi dire sul serio. E come se dico sul serio? Io non scherzo su questo genere di cose come fai tu. Costanze, per favore, parliamone con calma. Vieni con me. Frederick, che c'è? Non vedi che ora ho da fare? Lascia perdere, è molto importante. Non ho tempo, devo... Si tratta di Sophie. È stata rapita. Cosa? Sapevo che saresti venuta. Me lo sentivo, te lo giuro. Sì, anch'io. Mi dispiace così tanto. Non fa niente. Non fa niente. L'ho sempre saputo che dicevi la verità. È solo che non lo capivo. La mia.
Almeno adesso non dovrò più decidere se dire o non dire la verità a Costanza. Sì, la questione è risolta. Tu pensi che ce la faranno? Poco prima che arrivasse Costanza, Tom mi stava raccontando che si erano chiariti e che era di nuovo tutto a posto. Lo sai, non sarebbe la prima volta che litigano e poi fanno pace. Ma è la prima volta dopo che Costanza ha saputo che Tom la ama. Ragione di più per perdonarlo. Conrad, il punto non è chi pulisce o meno casa o chi ha mangiato l'ultimo pezzo di cioccolata. Quando vengono feriti i sentimenti, non è possibile perdonare subito. Ehi, sei riuscito a parlare con Costanza? C'è stato un contrattempo, ti spiego dopo. Ok, Frederick, adesso dimmi tutto. Perché pensi che Michael abbia rapito Sophie? Quando sono tornato nell'appartamento, lei non c'era più e i fiori erano di nuovo nel vaso, quelli che lei aveva gettato. Quei fiori erano di Michael. È stato nell'appartamento e li ha messi di nuovo lì. Aspetta, Michael ha fatto irruzione a casa vostra per lasciare dei fiori? Non ha fatto proprio irruzione. Temevamo che avesse una seconda chiave. Così abbiamo cambiato la serratura e informato la polizia. E... un momento, aspetta. Come ha fatto Michael a entrare, visto che avete cambiato la serratura? Questo non lo so. Ma a Sophie non piacciono i gigli bianchi. Scusami, Frederick, ma questa non è una prova che Sophie sia stata rapita. Ok. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Stamattina. Non è possibile che sia stato un po' più tardi? No. A mezzogiorno sono stato a casa vostra. La porta era aperta e ho sentito dei rumori in camera da letto. La porta era aperta? Sì. Sophie aveva molta paura di Michael. Non avrebbe mai lasciato la porta aperta. Questo dimostra che le è successo qualcosa. E questa sarà la stanza dei bambini. La nostra camera da letto, invece, è alla fine del corridoio, cioè qui. Così potremo stare tranquilli. Ma ci vorrà ancora un po' prima che sia pronta. Intanto renderemo tutto più accogliente. Lo so, so bene che questo non è un palazzo, sì, ma vedrai che ce la faremo. Quello che conta è solo... che noi due stiamo insieme. Da oggi in poi non ci separeremo più. Mai più. Ero così cieco. Come potevo credere che tu mi mentissi? Perché volevi credere alla madre di tuo figlio. Eppure non ero nemmeno il padre. No. Avrei dovuto diffidare subito di lei. No, non è una cosa tanto facile. La conoscevi già da un po', siete stati insieme 2 anni. Conosco te da molto di più. Quando hai conosciuto me, stavo scappando dalla polizia e volevo stabilirmi all'estero. Decisamente non ero molto affidabile. Nora, quello che ho fatto è imperdonabile. Aspetta a me decidere se devo perdonarti o no. Allora? Allora ti perdono. Devi essere pazza. Come ho fatto a meritarti? Un momento, aspetta. Guarda un po'. Che cos'è? È il velo da sposa di Luisa. Quello che volevi gettare via. Quando me lo regalò, mi disse che un giorno anch'io sarei riuscita a trovare il grande amore. Poi ho conosciuto te, ma non potevamo stare insieme. Non ci credevo più e l'ho lasciato volare via. Ma tu lo hai preso e me lo hai ridato. A volte penso di aver avuto un unico scopo nella vita: trovarti e stare per sempre con te.
Ti ricordi quando ci siamo ritrovati ad Amburgo? Ti avevo cercato per tutta la città. Avevo già perso le speranze. Io sono riandato ogni anno nei nostri posti, perché non avevo perso la speranza di vederti tornare un giorno. Infatti sono tornata. Quella volta ad Amburgo ti ho chiesto una cosa. Che cosa? O cominci a perdere la memoria o vuoi che te lo chieda ancora? E va bene. Te lo chiederò di nuovo. Perché non voglio più stare senza di te. Nora van Weyden, vuoi diventare mia moglie? Michael, tu stai di nuovo farneticando. Io e Frederick. Non voglio sentire mai più quel nome! Mai più! Che cosa vuoi fare adesso? Ero convinto che la polizia mi avrebbe aiutato, ma ora cercherò Michael e Sophie da solo. Vuole perlustrare tutta Fagetan? Perché no? Non starò qui senza far niente. Ti posso aiutare, Frederick? Lo hai già fatto. Almeno tu mi credi.